Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Bianca Berlinguer. Buonasera. Giornalista e conduttrice di Carta Bianca su Rai 3. Buonasera, bentornato. Buonasera. Gianrico Carofiglio, scrittore. Buonasera, bentornato Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Allora, avete sentito, ci sono un po' di scaramucce tra Renzi e il Presidente del Consiglio su IVA, cuneo fiscale, e Conte però ha replicato per le rime a Renzi, ha detto non abbiamo bisogno di fenomeni in TV. Ma se questo è l'inizio, come faranno ad andare avanti? Subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, come dobbiamo valutare questo scambio di battute un po' velenose tra Renzi e il Presidente del Consiglio? Perché dopo che Renzi l'ha attaccato sull'IVA e sul cuneo fiscale, Conte ha detto non abbiamo bisogno di fenomeni in TV. Poi in serata il Presidente dei Senatori del Partito Democratico, Marcucci, che è un fedelissimo renziano ma è rimasto nel PD, ha detto che da Conte ci vogliono soluzioni e che non deve alimentare polemiche. Se questo è l'inizio, come faranno ad andare avanti? Ma insomma, accusare Conte di alimentare polemiche mi sembra abbastanza comico. In questi giorni non passa, non dico giorno, ma ora, senza che Renzi non faccia l'imbucato. Come diceva Montanelli, di altri personaggi è uno che ai funerali vorrebbe essere il morto, ai matrimoni vorrebbe essere la sposa. Cerca visibilità dappertutto, si imbuca dappertutto, si intesta norme non sue. Questa polemica che ha fatto sull'aumento dell'IVA è semplicemente assurda, perché ha consentito a Salvini e al centrodestra di raccontare che il governo voleva aumentare l'IVA, mentre non è mai stato all'ordine del giorno di aumentare l'IVA. Semmai si era pensato di recuperare un po' di soldi per i lavoratori per ridurre quello che orrendamente viene chiamato il cuneo fiscale, cioè le tasse sui lavoratori, e mettere un po' più di soldi nella busta paga della gente, applicando un 1% in più di IVA a quelli che pagano in maniera non tracciabile, cioè che pagano in contanti e quindi vanno a alimentare l'economia al nero e danneggiano la lotta all'evasione fiscale. Dopodiché si è scoperto che non era vero che si voleva aumentare l'IVA e lui ha detto è merito mio se non si aumenta l'IVA. Poi oggi ha detto che il cuneo fiscale viene ridotto di troppo poco, ma è lui che si è impuntato per evitare che si raggiungessero 5 miliardi di tesoretto proprio con quella clausoletta che penalizzava i pagamenti in contanti. Quindi dopo aver tolto il tesoro a chi voleva ridurre il cuneo fiscale, adesso si lamenta perché il cuneo fiscale è senza soldi. È veramente imbarazzante questo personaggio. Se lo fa soltanto per nascondere lo scandalo Consip che riguarda familiari e amici suoi, o lo fa per finire sui giornali tutti i giorni e cercare di salire un po' nei sondaggi, finito l'effetto novità finirà anche questo. Se invece vuole destabilizzare quotidianamente il governo, credo che giustamente sia preoccupato il Presidente del Consiglio e anche Enrico Letta, che oggi ha detto ecco, guardate che durate poco. Ecco, Bianca Berlinguer, infatti oggi Enrico Letta ha detto così, se vanno avanti così non arrivano a mangiare il panettone, quindi non arrivano fino a Natale. Sei d'accordo? Che segnali sono questi? Intanto Renzi ha tutto l'interesse a mangiarselo il panettone, perché se si dovesse tornare a votare in tempi rapidi dovrebbe misurarsi con il consenso che ha nel paese adesso, e non credo che una formazione politica nata 20 giorni fa, tant'è che ha già detto che lui non si presenta a nessuna delle elezioni regionali che ci saranno da qui al prossimo anno, abbia interesse ad andare appunto a vedere poi numericamente in che cosa consiste questo consenso. Penso che lui voglia soprattutto acquisire potere allargando il suo gruppo parlamentare. E da questo punto di vista devo dire che concordo in pieno con quello che sta dicendo Marco Travaglio, perché
Mi stupisce anzi molto che il capogruppo al Senato del Partito Marcucci. Democratico si schieri così esplicitamente contro il Presidente del Consiglio e a favore, come dire, di Renzi, che se n'è andato in un altro partito. E questo fa un po' parte dell'ambiguità purtroppo che c'è oggi dentro il Partito Democratico. Cioè, Renzi se n'è andato, però poi moltissimi suoi fedelissimi che sono entrati in Parlamento con le ultime elezioni, dove è stato lui naturalmente a decidere le liste, sono rimasti sia alla Camera che al Senato. E secondo me il segretario del PD, Nicola Zingaretti, che sta tenendo un profilo diciamo molto basso, molto responsabile, molto misurato, insomma non alza mai la voce, anche se ieri abbiamo saputo che ha detto non ci può essere chi fa il Pierino della situazione, dovrebbe forse... insomma, rimarcare di più, insomma, mettere più l'accento su quello che sta succedendo, perché non può essere che uno fa il buono e tutti e l'altro, gli altri. Certo. Gianrico Carofiglio, è questo un po' il problema, che il segretario del PD Zingaretti è troppo buono, tra virgolette, nel senso che appunto fa il responsabile, non alza mai la voce, non, in pubblico non fa dichiarazioni, diciamo... scandalose o sconcertanti, cosa è un, tutto un pasticcio cielo, così, grazie no? al cielo non fa dichiarazioni scandalose o sconcertanti, perché queste non sono una buona idea, soprattutto per chi le fa, ci torno fra un attimo. Io credo che la leadership, come si dice, si componga di varie parti, ma due fondamentalmente. Una, l'esercizio del governo sui soggetti che appartengono alla comunità, e questo credo che Zingaretti sostanzialmente lo faccia. L'altro è la percezione all'esterno di questa leadership e del fatto cioè che esiste questo governo e questo controllo, e su questo siamo un po' più fragili. Allora elaborare una strategia per far percepire all'esterno e anche in molte parti del partito che sono dubbiose che c'è un capo regolarmente eletto e quel capo governa il partito, beh, è una cosa che io mi sentirei di consigliare a Zingaretti, peraltro l'ho già fatto. Alcune mosse visibili, non eclatanti, non scandalose, ma percepibili come esercizi di leadership sarebbero molto ben volute, da me perlomeno, ma credo da molti altri. Ci ho detto, credo che uscire tutti i giorni, come fanno taluni, come sta facendo Renzi, e evidentemente si tratta di una procedura di tipo comunicativo e propagandistico, sia una cosa che paga nel breve termine, ma non paga nel medio e tantomeno nel lungo termine, perché la questione è questa: se il gioco è a chi la spara più grossa e arriva un momento in cui non la puoi sparare ancora più grossa, e l'assuefazione che si produce rispetto a un certo modo di fare comunicazione produce poi l'effetto esattamente contrario. Ma nei fatti sta picconando il governo Conte un po', no? Io un non po' so lo se lui stia picconando, ma sta certamente, diciamo così, giocando una partita abbastanza spericolata, delle cui conseguenze credo non sia perfettamente consapevole. Non sarebbe la prima volta, perché purtroppo, è cosa che mi dispiace, Renzi è un politico di grande talento che si è impegnato, l'ho detto più volte, a sperperare questo talento in operazioni spesso scriteriate, a cominciare dalla vicenda del referendum. Questo mi dispiace, ripeto, perché quel talento poteva essere al servizio del progresso e della trasformazione di questo paese. Marco Travaglio, sei d'accordo e pensi che Renzi rischia di tirare troppo la corda e poi di avere la peggio, non la meglio, in questo diciamo gioco di... Chi riesce a sì stare con il governo, però allo stesso tempo di criticarlo, perché è un po' fare no, un Renzi di lotta e di governo, si sarebbe detto. Ma ha ragione Carofiglio, è dalla campagna referendaria almeno che Renzi ha perso completamente contatto con la realtà, per cui è sfasato, è come se vivesse in una campana di vetro e non sentisse quello che si muove nel paese. Non si rende conto che in questo momento gli urlatori e i guastatori e gli sfasciacarrozze infastidiscono la gente. La gente vuole sentire delle cose, vuole sapere che cosa sta facendo il governo, non gliene frega niente se una normetta l'ha chiesta Tizio, l'ha chiesta Caio. Tra l'altro siamo ancora nella sabbia più totale, perché quello che è stato presentato è un, diciamo, un preambolo di quella che dovrà essere la legge di bilancio, quindi non sono delle norme che vanno in vigore domani mattina. E questo continua a affannarsi, a intestarsi questo o quell'altro merito,
per un partito che non esiste, che nei sondaggi è dato al 3%, 4% e che non si candiderà alle elezioni amministrative perché sa benissimo che sarebbe irrilevante, è semplicemente un rumore di fondo, non gli porterà nulla. Io credo nemmeno nel breve termine, non solo nel lungo termine. La gente vuole sapere che cosa fanno sulla giustizia, sulla prescrizione, sulle tasse. Sapere che cosa ha detto Renzi o che cosa ha impedito Renzi non importa niente a nessuno, e questo giochino ha già portato male a Salvini, che guastando un governo che poteva piacere o non piacere, ma comunque stava in piedi ed è esploso a Ferragosto, sta continuando a vedere erodere i suoi consensi. Il modello Salvini in questa fase è perdente, perché la gente vuole sentir costruire qualcosa e vuole sapere che cosa si fa per le persone, e vede che c'è Conte che sta cercando di tenere insieme questa gabbia di matti, e poi ci sono dei matti che ogni giorno si incaricano di mettergli un dito nell'occhio. Poi l'apoteosi è quella che dicevi tu, Marcucci che accusa Conte di destabilizzare il governo. Ora, tutto si può dire di Conte, ma onestamente che sia un destabilizzatore, un incendiario, poteva venire in mente solo Marcucci. In effetti. Bianca Berlinguer, ecco, Renzi... Anche io ero convinta che avrebbe detto il contrario, si sarebbe schierato a favore di Conte, invece... Invece no, si è schierato sorpresa. A favore del... Questo è molto ottimistico, diciamo. Sì. Ecco, però... Tu ricordavi prima che, e Marco ci ricordava, uno, che Renzi non, con questo nuovo partito Italia Viva non si candiderà alle elezioni locali prossime, quindi né alle regionali in Umbria, neanche in Emilia Romagna. Lui deve comunque sperare che non si torni a votare in tanti. Esattamente, rapidi. Però quello che può fare e che sta cercando chiaramente di fare è di guadagnare più deputati parlamentari alla Camera e al Senato, e oggi ha detto una cosa che è abbastanza, non so, lascio a voi la definizione. Ha detto: Forza Italia è stata un'esperienza innovativa, mentre il PD rappresenta le liturgie della vecchia politica. Che, ma perché secondo me lui punta senz'altro, visto che sappiamo tutti che Forza Italia versa in una situazione di grave difficoltà, a ingrandire il suo gruppo parlamentare, che è sicuramente la strategia più vicina e più immediata per lui, per poter contare ancora di più rispetto naturalmente a questo esecutivo, erodendo, come dire, parlamentari e in un futuro anche consensi di chi oggi attualmente si trova dentro Forza Italia, più che nel Partito Democratico, perché io penso che quelli del Partito Democratico che se ne dovevano andare con lui già se ne sono andati. In più una grande fetta non resta tutti, comunque. Proprio, non tutti. Sì, ma non credo che da qui a tempi brevi si trasferiscano per con esempio Renzi. Marcucci. Anche forse. Perché secondo me aspetteranno anche di vedere, come dire, come va questa esperienza d'Italia Viva, perché tutta da dimostrare, appunto i sondaggi per ora, certo. Non contano perché non stiamo andando a votare, però lo danno, non so, il nostro la scorsa settimana lo dava al 3,9%, quindi, però invece secondo me, siccome c'è il gruppo di Berlusconi che viene dato in discesa continua, ecco, che lui possa cercare di guadagnare consensi e deputati e senatori che arrivino da quella, d'altra parte loro l'hanno detto esplicitamente, ci sono stati esponenti di Forza Italia che hanno detto esplicitamente: noi stiamo rischiando che questo possa accadere perché non si vede, come dire, un progetto cui il partito si anche, possa insomma, in qualche modo riconoscere da qui a un anno e mezzo, due. Ecco. Gianrico Carofiglio, ma definire Forza Italia una esperienza innovativa, che in parte io concordo, è stato sicuramente innovativo, con però anche, diciamo, dei rovesci della medaglia pesanti per il nostro paese, e il Partito Democratico invece è la vecchia politica. È un giudizio un po' ingeneroso, o è un giudizio sorprendente da parte di Renzi, o è un giudizio che semplicemente gli serve per, appunto, conquistare qualche deputato di Forza Italia? Posto, e non ci ritorniamo, che serve evidentemente a questo scopo, io francamente non mi sentirei di definirlo un giudizio, perché se analizziamo la frase, è una frase, come dire, con un'apparenza di senso, ma davvero, lo dico senza polemica, priva di senso, perché comparare due entità
Cioè Forza Italia nel 94 e Partito Democratico oggi, dicendo che quella era un'esperienza innovativa. Anche il nazismo è stata un'esperienza innovativa, e certo non sto mettendo in parallelo le due cose, certo, per chiarire, è una frase che ha veramente poco senso, e dire che oggi il PD ha liturgie antiche, se posso dirlo, sei stato fino a 5 minuti hai fa in quel partito, diciamo, ma e ti sei accorto ora. Ma soprattutto sei stato il segretario fino a un anno allora, e mezzo al di là fa, diciamo così, del mio giudizio non positivo su questa non generosa valutazione del partito da cui sei appena uscito, mi soffermo, mi piace farlo, credo che nella politica si debba fare, alla ricerca del senso o dell'assenza di senso di una frase, e mi dispiace dirlo, questa è una frase che non ha senso. Una frase che non ha senso, Marco Travaglio, però intanto evidentemente così, ha delle convenienze dire questa cosa in questo momento. Allora, parlando di partiti e movimenti, oggi il Movimento 5 Stelle festeggia i 10 anni. Cosa c'è da festeggiare secondo te e cosa invece dovrebbe cambiare anche urgentemente? Ma loro devono festeggiare il fatto che dopo 10 anni sono il partito di maggioranza relativa, sia pure malconci dopo la vittoria che hanno avuto alle elezioni dell'anno scorso, quando onestamente se 10 anni fa qualcuno ci avesse detto che il movimento fondato da un comico in piazza sarebbe arrivato a diventare partito decisivo per formare 2 governi in una legislatura e il partito di maggioranza relativa, tutti si sarebbero messi a ridere. Quindi questo sicuramente lo devono festeggiare e devono renderne merito a chi ha costruito questo successo. Devono cambiare molto, sono cambiati molto. Noi oggi abbiamo raccontato come si è trasformato in 10 anni, con alcune svolte e molte giravolte. Sono diventati un partito che si allea addirittura con 2 forze contrapposte nella stessa legislatura, quindi non sono più il partito che se ne stava isolato nella sua torre d'avorio a sputare su chi passava sotto e a mandarlo a quel paese. Quindi devono cambiare organizzazione perché non ce l'hanno sul territorio. I meetup che hanno dato linfa in questi anni sono quasi tutti formati da gente che ha degli incarichi, quindi non c'è più una spinta propulsiva dal basso e se la devono ridare con una nuova organizzazione, e poi devono lavorare molto su ciò che non hanno mai fatto finora, e cioè alla formazione di una classe dirigente. Leggevo che c'è intenzione di fare scuole di politica, magari invitino Bianca, Caro Figlio, dei professori universitari, degli intellettuali, dei costituzionalisti, dei politici anche di lungo corso, anche che hanno lavorato per loro nelle amministrazioni, per formare una classe dirigente che sia meno improvvisata di quella che si è presentata all'appuntamento in certi comuni e anche per certi personaggi in Parlamento e al governo. Senza perdere il loro tratto distintivo, che è quello così della semplicità, del fare politica senza tanti soldi, del puntare sulla legalità, sull'ambiente, soprattutto in un momento in cui improvvisamente tutti scoprono l'ambiente, anche se poi distinguere la sostanza dalle mode è difficile, ecco. Però loro sicuramente sono stati i primi, addirittura prima di nascere, insomma, Grillo parlava di cose che oggi, solo perché le dice Greta, sembrano particolarmente geniali. Fanno parte dell'ambientalismo mondiale che noi conosciamo poco, ma che nel resto del mondo, insomma, è piuttosto attivo da diversi decenni. Ecco. In Sud Tirolo da molti decenni, per esempio, quindi meno male esatto. Che adesso, diciamo, sembriamo tutti un po' più interessati ai temi ambientali. Però, Bianca Berlinguer, 10 anni del Movimento 5 Stelle, parlava prima Marco Travaglio di non perdere l'identità, di continuare a restare un movimento come era alle origini, ma in realtà all'interno dei 5 Stelle ci sono molti che contestano l'attuale leadership perché dicono che si è allontanata troppo dai principi originari, eccetera, eccetera. Oggi è stato pubblicato un documento di scettici
che mette in discussione la leadership, per esempio, di Maio. All'interno del Parlamento ci sono stati anche deputati e senatori, no, erano senatori, tutti senatori, che anche hanno chiesto dei cambiamenti. Che cosa sta succedendo? Di Maio può stare tranquillo come leader del movimento? Ma io penso che sia un bene. Può che comunque cambiare qualcosa? Beh, può stare tranquillo perché in questo momento non può stare tranquillo, secondo me, ma in questo momento sì, perché non c'è un'alternativa a Di Maio dentro il Movimento 5 Stelle, non ha nessun interesse questa forza politica a combattere una battaglia esplicita contro il loro leader, anche se ci sono molte differenziazioni anche da parte di Grillo. Grillo interviene continuamente, certo, come dire, per pungolare il Movimento 5 Stelle, anche ieri l'ha fatto sul, sul fine vita, responsabilità che questo Parlamento secondo me non ha nessuna intenzione di assumersi, nonostante, come dire, le sollecitazioni e una sentenza molto precisa della Corte Costituzionale, e questo non riguarda solo il Movimento 5 Stelle naturalmente. Io penso sia un bene che comunque si confrontino con una prova di governo, perché questo naturalmente implica dei cambiamenti necessari, e poi comunque se tutti presenti, come dite, alle elezioni, l'obiettivo è cercare di cambiare questo paese. Il problema è sempre che essere di lotta e di governo. Dopodiché è poi un io po' invece difficile. Ci sono delle proposte, compreso devo dire quella del taglio dei parlamentari che sarà votata la prossima settimana, che io in questo, cioè portata avanti in questo modo, non condivido, perché io considero ancora, diciamo, demagogiche. Poi naturalmente non sono solo i 5 Stelle, anche il Partito Democratico la voterà dopo aver detto più volte nel passato che invece era contrario, perché io credo che non, cioè, procedere in questa direzione senza aver sapere che cosa ci aspetta dal punto di vista della futura legge elettorale, perché l'impegno non basta, perché non sappiamo se sarà maggioritaria, sarà proporzionale, e finora in Italia è andata sempre che si faceva una legge raffazzonata a pochi mesi dal voto, che poteva essere utile a chi in quel momento governava il paese. Quindi io ancora, quello sarà un altro, ecco, sì, proposte come queste, anche se so che, come dire, è più popolare dire che bello, tagliamo tutti i parlamentari, però io invece penso che da questo punto di vista, come dire, è anche il vincolo di mandato, per esempio. Sì, tutte, insomma, queste. Gianrico, ci sarebbe da riflettere molto di più. Caro figlio, oggi Grillo, per il compleanno del Movimento, scrive: vi prego, abbandoniamo il tifoso che c'è in noi. Se devono abbandonare il tifoso che è in loro, nel Movimento 5 Stelle non c'è più, non ci sono più i grillini, sono o no? Preoccupatissimo del fatto che da un po' di tempo a questa parte Grillo dice delle cose su cui sono d'accordo, quindi la situazione sta diventando veramente complicata. Ha ragione, ovviamente ha ragione. La politica adolescenziale che il Movimento 5 Stelle ha fatto finora sembra si avvii alla conclusione. Questa è una buona notizia per il Paese. Significa che questo movimento, ora diventato partito, sta faticosamente diventando adulto. E che cosa vuol dire diventare adulti in politica? Essere consapevoli di una cosa che secondo me è stata detta meglio di tutti da Abramo Lincoln. Dice: noi abbiamo degli ideali, cioè un obiettivo lontano che vogliamo conseguire. Il piccolo problema è che fra noi e quell'obiettivo ci sono montagne e paludi e fiumi e mari. Se noi pensiamo di andare diritti verso quell'obiettivo, infischiandocene degli ostacoli, ci schianteremo sulla montagna, affogheremo nella palude, naufragheremo nel mare. Allora la consapevolezza dell'obiettivo, la consapevolezza quindi dei valori ideali, deve coniugarsi con la consapevolezza del territorio, con la necessità a volte di fare delle deviazioni, a volte di fare delle alleanze, a volte addirittura dei passi indietro, perché bisogna girare da un'altra parte, che detta in altri termini, tempo fa l'ho scritto in un libretto anch'io, la questione centrale della politica progressista è la capacità di fare coesistere la radicalità dei valori con la concretezza dell'azione. Che è la cosa naturalmente più difficile. Ma Marco Travaglio, anche tu sei preoccupato di Grillo in questa versione, diciamo, pacata, saggia, anche sempre oggi ha detto che l'intesa con il PD è uno step evolutivo della politica. Ecco, ma lo capiranno i suoi parlamentari e soprattutto il corpo elettorale dei 5 Stelle? Ma sai, i parlamentari hanno sempre una quota di malpancisti che hanno il mal di pancia a prescindere, spesso non sanno nemmeno perché hanno il mal di pancia. Adesso io vedo che ci sono degli scontenti, ma
Non capisco di che cosa devono essere scontenti. Dopo le elezioni europee erano caduti in ostaggio a Salvini. Se facevano cadere il governo facevano un favore a Salvini. Se restavano al governo con Salvini facevano un favore a Salvini perché continuava a mangiarseli. Li ha liberati lui, sono riusciti a conservare la loro forza parlamentare senza andare alle elezioni e a far contare il loro programma che probabilmente non verrà raso al suolo da questo governo, visto che ne fanno parte e magna parte, a differenza di quello che avrebbe fatto sicuramente un governo Salvini-Berlusconi se si fosse andati alle elezioni. Poi io, francamente, sono un appassionato della trasparenza, ho visto poca trasparenza in anni passati. Ma questo passaggio di governo, più trasparente di così, si muore. C'è stata una crisi davanti al Parlamento, c'è stato il gruppo parlamentare della Camera e il gruppo parlamentare del Senato che all'unanimità hanno approvato l'alleanza col PD. Il gruppo del PD che all'unanimità, per acclamazione, ha approvato l'alleanza con i 5 Stelle, Renzi l'ha addirittura chiesta, in più hanno sollecitato gli iscritti sulla piattaforma Rousseau e hanno avuto l'80% di adesioni con una partecipazione che era molto vicina ai 100.000, non saranno tantissime, ma insomma 100.000 persone, 90.000 persone che votano non sono poche, francamente non capisco dove stiano sti mal di pancia, ecco, però... ha ragione Grillo. Hai detto piattaforma Rousseau, ma ci sono molti grillini che contestano ormai anche la piattaforma Rousseau di proprietà di Davide Casaleggio, il quale peraltro oggi ha detto che gli iscritti a Rousseau sono stati interpellati 266 volte. È tutto abbastanza trasparente secondo te? E 266 volte sono tanto, poco? Beh, tanto, molto spesso non ce ne siamo neanche accorti perché poi spesso fanno degli interpelli che riguardano questo o quel punticino di programmatico, eccetera. A me non scandalizza affatto che vengano interpellati gli iscritti. Poi ci sono i vecchi partiti come l'SPD tedesca che quando deve fare l'alleanza con la Merkel manda una lettera ai propri iscritti e poi gli iscritti rispondono posta dicendo sì o no a una cosa. La trasparenza potrebbe mancare nel caso in cui Casaleggio ricevesse dei finanziamenti da imprenditori privati interessati a ottenere favori da un governo. Quindi è in una situazione di conflitto di interesse potenziale che deve fare qualcosa per evitare che diventi reale, perché è chiaro che se sei uno dei guru ispiratori di un movimento che è gran parte di un governo per 5 anni, quel rischio potenziale può diventare reale. Ma a me il fatto che i 5 Stelle siano contro la piattaforma Rousseau è in base a cosa sono stati eletti questi parlamentari? In base al fatto che si sono candidati sulla piattaforma Rousseau e sono stati votati. Va bene. Io non amo le piattaforme, però non mi iscrivo ai 5 Stelle. Ci dovevano pensare prima di essere eletti. Allora uno dei pochi punti su cui il governo è d'accordo è la svolta ambientalista. Ma che cosa significa concretamente? Ce lo spiega Paolo Pagliaro, pochi secondi di pubblicità. Si utilizzano meno pesticidi, aumentano diplomati e laureati, i quindicenni fanno meno errori nei test di matematica, negli organi decisionali ci sono più donne. Crescono la diffusione della banda larga tra le famiglie, l'uso di internet, il tasso di ricercatori ogni 10.000 abitanti e la quota di merci trasportate su ferrovia. Ci stiamo abituando al riciclo dei rifiuti con un valore del 49,4% che si avvicina al target europeo del 50%. Aumenta la quota dell'aiuto pubblico allo sviluppo, c'è una forte diminuzione dell'intensità di emissione di CO2. Sono alcune delle buone notizie che ci porta l'annuale rapporto sullo sviluppo sostenibile, presentato oggi da Enrico Giovannini alla presenza del Capo dello Stato. Ma ci sono alcune aree in cui le cose stanno invece sensibilmente peggiorando. Aumentano sia la povertà assoluta che quella relativa. Sono poveri 1.112.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, è il valore più elevato da 15 anni in qua. La qualità della vita nelle città peggiora anche a causa di un forte incremento dell'indice di abusivismo edilizio, che cresce di 8 punti percentuali rispetto al 2010.
È a rischio la qualità delle acque marine. Molte terre vengono abbandonate. Sono pessime le condizioni di vita nelle carceri, dove per ogni 100 posti disponibili ci sono 114 detenuti. Luci e ombre del rapporto 2019 dell'ASVIS suggeriscono la necessità che in Italia i governi adottino con più convinzione il criterio della sostenibilità come misura delle loro politiche, anche per poter beneficiare delle ingenti risorse che sullo sviluppo sostenibile l'Unione Europea sta per investire. Bianca Berlinguer, allora, è uscito oggi il tuo nuovo libro con la nave di Teseo, è il primo, quindi anche nuovo, quindi nuovissimo, che si intitola Storia di Marcella che fu Marcello. Perché è importante conoscere la storia di Marcella Marcello? Ma intanto perché la storia, come mi raccontò lei pochi giorni prima di morire, è stata una mia cara amica, questa donna di una vita bellissima, anche se difficilissima, tormentata, complicata, perché è una donna che nasce uomo nel 1943, contro tutto e tutti, perché insomma nel 1980 va a sottoporsi a un intervento chirurgico dopo un trattamento ormonale, come è giusto che sia naturalmente, e anche psicologico in questi casi, a Casablanca, no? Casablanca, perché allora era illegale naturalmente sottoporsi a un intervento chirurgico e i tuoi documenti restavano con il tuo nome da uomo. Nella sua vita, diciamo, recita con Fellini, recita con Rossellini, recita con Zeffirelli quando è uomo, fa parte della dolce vita, perché diventa donna, ha anche un passato di prostituzione perché si trasferisce a Bologna, poi diventa una militante politica, una delle fondatrici del movimento italiano transessuali, quindi insomma la sua vita segna la sua storia personale, che è una storia difficile ma bellissima, ma si intreccia naturalmente anche con la storia di un costume, di una legislazione e di un pezzo della nostra società che cambia purtroppo ancora molto lentamente, perché insomma ce ne sono di passi da fare, diciamo, prima di arrivare all'accettazione di questo cambiamento. Grazie Bianca Berlinguer, ricordo il libro Storia di Marcella che fu Marcello, pubblicato dalla nave di Teseo. Grazie Gianrico Carofiglio, grazie Marco Travaglio, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Diego Bianchi e al suo Propaganda Live con molti ospiti, quindi state con noi e noi ci vediamo come sempre domani 8:30. Arrivederci.